Bentrovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento facciamo un focus su quello che avviene durante le giornate nel Palazzo del Pegaso, contraddistinte da presentazioni, premiazioni e anche inaugurazioni di mostre. Questi sono i titoli. Parleremo della mostra, un'esposizione fotografica Voci di Libertà al Centro Expo del Palazzo del Pegaso, immagini dedicate ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Si festeggiano i 100 anni dell'Unione Sportiva Africa con una targa data dal Consiglio regionale per i valori e i risultati dell'associazione. E poi Certaldo Arte 2022 è stata presentata un anno di mostre e eventi che si terranno in Palazzo Pretorio di Certaldo Alto. Quindi iniziamo il nostro appuntamento parlando della mostra Voci di Libertà. Mostra fotografica, come abbiamo detto nei titoli, racconta le vicende di soldati alleati di origine italiana che, figli di immigrati, durante la Seconda Guerra Mondiale hanno deciso di combattere nelle file dell'esercito americano come dimostrazione di patriottismo verso il loro nuovo paese, ma anche per amor del paese di origine e dei propri genitori o dei nonni. La mostra è il frutto di quasi 10 anni di ricerche negli archivi e nelle vecchie edizioni dei giornali, nonché dell'incontro con i veterani e con i loro discendenti. La mostra appunto è all'interno delle strutture del Palazzo del Pegaso, nella sede di via Pucci numero 2. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. E questa mostra è un modo per dire grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile, e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi, e credo che insomma ricordarli oggi qui è un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Sono ormai quasi 10 anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network, perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. Gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppio della guerra gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalsa e si volle dimostrare il proprio filoamericanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. I numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italoamericani furono 850.000. Poi furono svariate migliaia anche gli italo-australiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici. Però, come dicevo, non è semplicissimo stabilire un numero esatto. Da una mostra a una targa, quella per festeggiare i 100 anni dell'Unione Polisportiva Africo, il Consiglio regionale della Toscana ha voluto celebrare con questo riconoscimento il secolo di attività raggiunto da questa società fiorentina. La Polisportiva Africo, si legge almeno nella motivazione, fa parte della Lega Associazioni Sportive Dilettantistiche, opera a tutti i livelli, dai dilettanti ai professionisti, in vari campi dello sport, dal calcio al basket, al tennis,
al nuoto e alle bocce. Nelle sue sedi fiorentine, quella dell'Africo in via Chiantigiana e di Bellariva, offre non soltanto la possibilità ai bambini adulti di praticare lo sport da essi preferito, ma anche di usufruirne, di apprezzare così i servizi, la ristorazione, gli altri momenti ricreativi come musica dal vivo, corsi, centri estivi per i più piccoli e tanto altro ancora. È un modo per dire grazie alla polisportiva Africo, fargli gli auguri per i suoi 100 anni, ma dire grazie alle tante società sportive dilettantistiche che svolgono un ruolo importantissimo sul nostro territorio, un ruolo in cui includono, ci sono momenti di solidarietà, ci sono momenti di crescita sportiva in cui le ragazze e i ragazzi, alcuni diventano atleti professionisti, e in tutto questo, nella nostra presenza oggi qui e nel dare questa targa voluta da tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio i colleghi Casucci e Galli, ci sta la nostra idea di Toscana, una Toscana che include, una Toscana aperta, una Toscana che avvicina i giovani alla vita. Le tante iniziative messe in campo vanno esattamente in questa direzione, quindi questo grazie e questa targa è sicuramente per i 100 anni della polisportiva Africo, ma è anche per i tanti volontari, le tante ragazze e i tanti ragazzi che si impegnano ogni giorno per includere e per dire che lo sport è qualcosa di fondamentale per le nostre vite. Grazie per quello che ha fatto la polisportiva Africo a Firenze, non soltanto dal punto di vista dello sport ma anche della socialità, anche di insegnamento ai giovani, e poi non possiamo che dire tutti insieme buon compleanno Africo, perché compie 100 anni, quindi 100 anni è una data importante. Ancora una volta il Consiglio regionale della Toscana si apre all'esterno per celebrare, ecco, chi in 100 anni di storia è stato veramente importante nell'aspetto, ecco, aggregativo, sociale, sportivo. Africo è anche storia di Firenze e quindi era giusto vivere questo momento. Non è stato un periodo facile, come per tutti d'altronde, però noi ci siamo impegnati, appena è stato possibile, a far comunque rientrare i ragazzi, magari soltanto con degli allenamenti, senza le partite, però per noi è stato fondamentale aiutare i ragazzi a rientrare nella normalità, e proprio questo periodo di pandemia è stato sicuramente anche importante per ribadire l'importanza dello sport per i ragazzi, per la normalità della vita quotidiana. Non è un momento facile, perché gli aumenti soprattutto delle bollette sono veramente, insomma, è difficile affrontare questo momento. Poi anche ci sarà, è in arrivo una riforma dello sport che va rivista, riletta per bene, perché se viene approvata e applicata come è stata legiferata, sarà un problema per tutte le associazioni sportive, grandi come la nostra, ma anche per le piccole, per tutti. 100 anni di storia, come ha detto, sono tanti, ma noi stiamo affrontando una sfida per il futuro che ci vede, che vede tutto l'Africo partecipe. Io in particolare per l'area calcio abbiamo 600 ragazzi dai 5 anni fino ai 20 anni. Gestiamo attualmente 3 impianti, che sono quello dell'Africo via Elefanti, San Marcellino e Bellariva. In tutti e 3 gli impianti abbiamo sviluppate le scuole calcio e le squadre giovanili. Noi abbiamo iniziato quest'anno un percorso che ci dovrà portare nei prossimi anni ad avere sempre più qualità. Noi questa è la parola che vogliamo lanciare, come dire, come prioritaria, una qualità negli aspetti tecnici della preparazione dei nostri ragazzi, ma anche una qualità nel loro atteggiamento e anche nella loro educazione. Secondo noi questo è, come dire, è il futuro dell'Africo, e per questo ci stiamo impegnando. E dopo la targa per i 100 anni, invece, andiamo a un anno di grandi eventi in quello che è Palazzo Pretorio, nella sua sede di Certaldo Alto. Certaldo Arte 22, un calendario di mostre che per tutto l'anno accoglierà i visitatori della parte alta della cittadina Valdelsana. L'obiettivo della proposta, che attraverserà l'anno in corso per poi interessare anche l'inizio del 2023, è quello di offrire un punto di vista nuovo rispetto all'offerta che viene ospitata a Palazzo Pretorio, scommettendo ancora una volta sull'arte contemporanea, sulle sale dal fascino indiscusso dell'edificio simbolo del borgo medievale.
È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori, il Palazzo Petrorio a Certaldo Alto, insieme alla bellezza di tutto il borgo, ospiterà collezioni di arte contemporanea, un mix che rende bella e grande la Toscana, con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori, ma anche con la capacità di guardare al futuro. Sono davvero mostre da visitare, la mostra di Montanarini che partirà sabato, poi quella di Talani che ho avuto modo anche di conoscere personalmente e che racconta con occhio attento la Toscana di oggi, e poi un giovane, un ragazzo che avrà grandi prospettive, ricordatevi questo cognome, Cionini, e credo che queste mostre rappresentano davvero bene quella che è la nostra idea, l'idea di partire dalla bellezza dei nostri territori e grazie all'arte, alla cultura, attirare ancora di più visitatori e portare la Toscana verso il futuro. Quindi grazie al sindaco di Certaldo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ai curatori, perché davvero Certaldo ancora una volta si dimostra città della cultura. Le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio, che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi, che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma c'ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. Ed è sempre stata la sua forza, quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante, e il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di appunto livello nazionale e internazionale. Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Il percorso di quest'anno, realizzato con l'apporto di Exponent, con la curatrice Francesca Parri, è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione, e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani del passato e del futuro a livello, per farli ulteriormente conoscere, ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio e il borgo medievale. In più, in un percorso assolutamente convincente e coinvolgente, perché si rivolge all'arte del passato in qualche modo, ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti e alle esclusive anche artistiche che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto, che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita anche post pandemia, e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convegnistica, la parte artistica, e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre. Saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte 22. La prima sarà inaugurata sabato prossimo, 9 aprile, e sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 66 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio fra il comune di Certaldo, appunto, e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre, perché trattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante che ad oggi non si vede più.
La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018, conosciutissimo Talani qua a Firenze. Abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella, affreschi datato 2006. Una cosa simpatica è il nome, il titolo della mostra, Anima sola, viaggio a Finisterre. Il titolo è stato scelto dal figlio Martino durante un sopralluogo a Certaldo Alto di qualche mese fa, perché il Palazzo Pretorio gli ha evocato, ricordato un dipinto del padre che è il Castello di Sabbia di Finisterre. Una cosa importante è che l'ultima mostra che ha fatto Talani risale al 2019 ed è una mostra importante fatta ai magazzini del Sale di Siena. È l'unica mostra che sarà allestita di Talani nel 2022, è esclusivamente la mostra di Certaldo. Si chiude invece con Claudio Cianini, pittore che vive e lavora a Piombino. I suoi quadri sono immediatamente riconoscibili perché sembrano delle vere e proprie immagini fotografiche. Cianini ritrae paesaggi industriali, basta pensare alla sua Piombino con le acciaierie, così come alle metropoli. E concludiamo dicendo che sono tre artisti, tutti e tre toscani: il passato prossimo, il futuro, ma in realtà sono tutti quanti con le loro opere ancora tutti presenti qua con noi. Per quanto riguarda poi il mio ruolo di curatrice, ho fatto il progetto d'allestimento, diciamo, di queste mostre, devo dire che è un grande onore poter lavorare in Palazzo Pretorio, perché un contenitore così prezioso che riesce a esaltare nel miglior modo qualsiasi opera d'arte. E questo era anche l'ultimo argomento che abbiamo trattato in questa puntata di Dentro il Consiglio. Vi ricordo comunque per tutti gli aggiornamenti, perché appunto andranno avanti le sedute d'aula, e per essere aggiornati quindi www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci ritroviamo tra 7 giorni sempre qua Dentro il Consiglio.